Buonasera, sono Luisa Fineo. Avevo una curiosità di tipo antropologico. Il rito del cane è Una pura pura invenzione, no, perché corrisponde esattamente a uno stereotipo antico, quindi la mia domanda era appunto se aveva delle testimonianze o se aveva seguito uno stereotipo. è stata un'invenzione, ho attinto all'immaginario, ma non mi Senza non ho nessuna. notizia che sia mai avvenuto niente del genere in Sardegna, Ecco niente il in punto, Sicilia. sì, questo era interessante. Gli Grazie. scrittori hanno questa fortuna, possono fare quel che vogliono, gli antropologi devono sempre documentarsi. Grazie, buonasera. No, io volevo dire solo questo, che io mi sono avvicinata al libro perché doveva leggerlo mio figlio, col quale ci sarà un incontro domani. Ho detto, è un libro sull'eutanasia. Via via che lo leggevo, io mi rendevo conto che tutto era perché è un libro sull'eutanasia, è un libro d'amore, è un libro poetico. È un libro che rivela, secondo me, l'essenza della maternità nel pieno, cioè una scelta fatta reciprocamente e soprattutto questo modo, questo senso della maternità che ha questa donna, che è senso d'accoglienza per questa bambina che viene sperduta in un negozio, ma il senso di accoglienza è bellissima quella parte. Dove dice, quando sei nata non eri da sola, quando muori non puoi essere sola, devi essere comunque accompagnata. Quindi c'è questo senso di una maternità che è vissuta dalla nascita fino alla morte e quindi un senso della maternità, dell'accoglienza sempre e comunque. Questo che è veramente bellissimo nel libro, secondo me. No, grazie. Pensavo a sempre, colpisce questa cosa di Fede Anima perché appunto sembra una cosa diversa dal modo in cui normalmente stanno in piedi le relazioni naturali tra genitori e figli, anche con l'enfasi che si mette oggi, a mio parere, non sempre opportunamente, sulla parola naturale. Ma penso che in fin dei conti la parentela scelta tra genitori e figli di quel tipo non è diversa da quella tra marito e moglie, che diventano più parenti dei parenti e si scelgono, cioè se è possibile scegliere una persona che starà con te per tutta la vita, perché deve sembrare così strano, così distante dall'esperienza poter scegliere un figlio e farsi scegliere come genitore per il periodo che occorre fino a camminare sulle proprie gambe? Mi sembra una cosa così naturale, non perché l'ho vissuta, ma perché davvero fa parte dell'umanità, non è una cosa sarda, cioè, questo ci tengo a dirlo, è una cosa presente in molti posti, anche d'Italia, in Friuli per esempio, si chiama con lo stesso nome, mi hanno detto, in Veneto lo chiamano fior d'anima, cioè esiste, è una figura che proprio fa parte del nostro modo di stare al mondo in una certa maniera. Ogni volta che c'è meraviglia intorno a questa figura mi verrebbe da dire, mi verrebbe da ricordare gli altri legami stabili che abbiamo che non sono basati sul sangue ma sulla volontà, forse affermare, oggi anche ha politicamente un valore forte affermare che la volontà determina i legami. Basta, non ho da aggiungere anche su questo. È molto fortunata la signora che mi ha fatto questa domanda perché domani la nostra autrice andrà proprio alla scuola di suo figlio e quindi sarà una bella occasione per Ho approfondire. terrore degli studenti, mi fanno delle domande che neanche un giornalista di Libero, ve lo giuro. Non te lo dica, ve lo dico come leone, però non so se fa finire. Comunque grazie. E io volevo richiedere, questa è proprio una domanda mia personale, la scelta della figlia adottiva. È del tutto occasionale però, questa bambina sta rubacchiando allegramente, insomma, così, da piccina. Ecco, quindi non è una scelta che ha avuto dei tempi di comprensione, di elezione, no? È un colpo di fulmine. È un colpo di fulmine, però non è reciproco. Non è reciproco, è vero, perché è
però come si fa a dirlo senza raccontare? Non è reciproco, ma diventa reciproco nel tempo. Quindi questo vuol dire tanto. Ci sono figli che anche se sono vivi non sono mai nati, perché quando un genitore ti dice non l'avessi mai avuta, e quando ti presenta dice chi è questa bambina? Oh, è la quarta, oppure è l'ultima, c'ha manco un nome sta bambina, c'ha manco mai stata battezzata. Cioè quella bambina nasce quando quella donna la sceglie. E basta, se no poi non la passiamo. Grazie di avermi invitato qui stasera e di aver avuto il suo lavoro vincendo la sua naturale timidezza.